Questo è un progetto per un'opera che viene realizzata interamente nella galleria, sulla parete della galleria, direttamente sul muro della galleria. E quindi, diciamo, richiede appunto un'attitudine, un impegno, un tempo di lavorazione dedicato. E la prima settimana, diciamo, è stata una settimana molto movimentata, perché abbiamo cominciato a preparare la parete con diversi strati di colore di blu e poi l'abbiamo ricoperta. Contestualmente abbiamo notato il fatto che uso questo abbiamo, perché questo è un progetto corale, un progetto che è nato da un'idea che abbiamo avuto insieme con Nicola e poi abbiamo avuto tanti altri amici che ci hanno supportato. E abbiamo, questa settimana scorsa, abbiamo anche lavorato per la scultura che abbiamo presentato alla Reggia. Noi oggi inauguriamo in realtà un progetto che si chiama Folding appunto e che si sviluppa queste dispositive che sono la Reggia di Caserta oggi e la Galleria Nicola Pedana. Un'attesa che, come dire, questa scultura, questa figura ci suggerisce, ma è anche un'attesa che noi siamo invitati in qualche modo ad esperire attraverso la trasformazione. Tecniche diverse e nuove per le opere che compongono questo ciclo e quella che vediamo oggi è una scultura che però tra un po' cambierà. Questa scultura nasce da un incontro, io direi che proprio la parola chiave di questa esperienza e di quest'opera è l'incontro. Si sono incontrate tante forze, tante energie, si sono incontrate delle persone e mosse da una grande passione e soprattutto da un sentimento. Il suo posto, diciamo, l'alternativa sarebbero solo le stelle. E quindi molto lavoro, molta fatica, molte emozioni, molta tensione, molta gioia. E questa invece è la seconda settimana, e, in teoria. In pratica questa parete è cominciata molto 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 tempo fa, cioè è cominciata nel momento in cui c'è stata l'idea di realizzarla, e questa idea si è come cristallizzata a un certo punto, soprattutto la preparazione proprio della composizione e anche di rendere esplicito un pensiero che poi mi sono accorto ho sempre voluto mantenere in forma di intuizione e quindi di latenza. Questo concetto della latenza, questa è una parola che ha un peso specifico fortissimo in tutta la lavorazione, in tutta l'opera, è la parola chiave dell'opera, perché queste sono appunto, è un'opera che nella quale le figure sono nascoste,
dietro la parete e poi appaiono e poi riscompaiono, ritornano da dove sono venute. Non lutto, Parmenide Amleto, tra l'essere e il non essere, ma furto piuttosto. Trovarsi di fronte alla mancanza, sgomenti, vuoto, calco, stampo del nulla. Prima c'era, ora no. Dov'è finita Euridice? Miracolo e tragedia la scomparsa. Morte ladra di merda. Ladra madre, ossia anagramma, morte, merda, madre. Lo stesso controluce, lo stesso respiro a tutto tondo.